Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Allora ragazzi, sono qui con una famiglia di sirenette e un sirenetto un po' fuori dagli schemi e che oggi vi presento, no? Tutti questi personaggi che abbiamo già visto ma che racchiudiamo perché sono tutti sirenetti. Allora, la prima e la più importante ovviamente è Ariel, la vera sirenetta, forse mamma di tutti quanti. È bellissima, ha un viso meraviglioso, la coda rotante, vedete, guardate poi che meraviglia, è anche gommosa, come potete vedere qui, vedete, ok. E poi la sua particolarità è che questo top non si toglie, ma a contatto con l'acqua calda cambia colore. Non so se riuscite a vederlo qui, forse a contatto anche con le mie dita, già un po' cambia colore, vedete, diventa lilla. Vedete che c'è un po' di differenza tra il rosa e il lilla. Volevo farvi vedere se si vedeva, vabbè, comunque questa è la particolarità della sirenetta Ariel. Un viso bellissimo, questi capelli rossi rossi rossi, proprio suoi caratterizzanti. Poi abbiamo qui la Michelle Mermaid di Ever After High, con questo viso meraviglioso, abbiamo già visto anche lei e soprattutto lei, con questi coralli e queste scarpazze, taccazze altissimi veramente e questa gonna a sirena con le squame, veramente molto belle, questi colori, questi capelli bicolor molto molto particolari, questo corallo che le prende anche, le fa anche da collana, no? E ornamento per la maglia. Potrebbe essere sua figlia? Chi lo sa, non c'è molta somiglianza, però potrebbe anche essere. Cosa ne dite? Ma passiamo alle due mini sirenette, eccole qua, le due sorelle, queste sì che sono sorelle sicuramente, le abbiamo già viste anche loro, non possono muovere la coda nel senso di ruotarla, ma solamente su e giù, hanno due colori diversi, vedete nella coda, uno giallo e verde e l'altra invece sulle tonalità dell'arancione e giallo. I visi sono molto simili, vedete. Qui hanno entrambe due diademi in testa e i capelli sono viola e rosa. Abbiamo poi un'altra sirenetta che è la Barbie sirenetta, questa qui, che ha i capelli anche lei bicolor, vedete, rosa e biondi e rosa, con mesh rosa. Anche lei ha una coroncina in testa, anche lei ha un toppettino come la nostra Ariel e anche lei ha una sirena squamata. Guardate che meraviglia, però la sua particolarità è questa coda, questa pinna veramente grande grande grande, vedete che si può togliere perché ci sono varie come posso dire combinazioni, vedete, questa è un'altra proprio perché appunto la coda dalla pinna può essere sia grande che piccola, no? A vostro piacimento, vedete che anche lei va su e giù solamente con la coda, però ha questa particolarità della pinna veramente molto bella, molto grande, molto ampia. Abbiamo qui un infiltrato, il nostro Finnegan Wake, che è il figlio della Michelle Mermaid, però, scusate, il figlio della sirenetta, ma della versione di Monster High. Infatti, se vedete, sono molto diversi, lui è proprio un mostro e è appunto l'uomo acquatico, il sirenetto di Monster High. Guardate che coda, molto molto sottile, davvero molto molto sottile, questo anche lo differenzia, visto che è un uomo, dalle code delle sirenette, no? È molto muscoloso, come potete vedere, però ha questa cresta acquatica proprio in tema, però la differenza è notevole, insomma, rispetto alle altre sirenette che invece hanno sembianze umane. Possiamo fare dei paragoni, anche lui figlio di Ariel? La vediamo male, eh? La vediamo male.
Last but not least, abbiamo là un'altra Barbie sirena. Guardate qui, lei però ha dei giochi di luce nella coda color arcobaleno. Guardate questa pinna bellissima color arcobaleno, che colore che è presente anche ovviamente nei capelli della nostra Barbie, che sono veramente super 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 arcobaleno, e anche nel toppettino, perché riprende vari colori, ma la sua chicca è proprio la coda luccicante. Allora, forse di famiglia non si tratta, però in ogni caso li abbiamo raggruppati tutti qui. Potremmo fare questa cosa: la nostra Ariel come mamma di tutti quanti, quindi la prima che apre la generazione, e la figlia, la prima figlia appunto è Michelle Mermaid, un maschio che è il nostro Finnegan Wake. Poi abbiamo a Barbie che può essere una conoscente, un'amica, che ha due figlie, queste due mini sirenette, e poi un'altra invece amica di Michelle Mermaid, un'altra Barbie arcobaleno. Cosa ne dite di questa famiglia un po' strampalata? Forse non è proprio così, Commentate anche voi dicendomi cosa ne pensate, secondo voi qual è l'ordine della famiglia, quali sono i figli, qual è la mamma, insomma i vari, la generazione. Sicuramente possiamo dire che una cosa è sicura, no? Le due mini sirenette assomigliano molto 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 alla Michelle Mermaid, quindi sicuramente saranno le sue figlie, non quelle di Barbie, perché la somiglianza è proprio molto molto accentuata. Quindi questa micro famiglia è sicura, la diamo per certa al 100%, e penso che anche voi mi darete ragione su questo, penso. Però il resto rimane aperto, perché le due Barbie forse possono essere sorelle, ma chi lo sa, potrebbero anche essere amiche, questo non è sicuro. E Ariel potrebbe essere single, da sola, e il nostro Finnegan Wake potrebbe essere appunto di un'altra famiglia, quella proprio di Monster High, anzi questo è sicuro. Quindi ragazzi, aspetto di leggere i vostri commenti, noi ci vediamo prestissimo come sempre, rimanete sempre aggiornatissimi con la mia pagina. Un bacione e a prestissimo, ciao!